Purtroppo il debito pubblico italiano è tornato a livelli bellici, a livelli persino superiori a quelli della fine della Seconda Guerra Mondiale e non molto sotto ai livelli della fine della Prima Guerra Mondiale. Questa però è stata una guerra dell'Italia con se stessa, una guerra con la sua mancanza di disciplina di bilancio ed è un paradosso tragico. È un paradosso tragico perché in fondo il debito totale non finanziario dell'Italia, includendo le famiglie e le imprese, sarebbe più basso della media della zona euro. Però questo debito pubblico così alto fa sì che il rating dell'Italia sia molto basso e che tutta l'economia debba pagare tassi di interesse più alti, pur avendo un debito totale inferiore alla media della zona euro.